Sono Ludovico Fossali, ho 24 anni e faccio parte del Centro Sportivo Esercito, quindi l'arrampicata è il mio lavoro a tempo pieno. Ho iniziato ad arrampicare a 5 anni, i miei genitori mi hanno portato per la prima volta in una palestra arrampicata a quell'età e da lì ho continuato sempre questo sport e non l'ho mai mollato. Ne ho provati tanti altri, ma ha sempre regnato l'arrampicata per l'amicizia, per il divertimento e soprattutto perché questo sport mi piace un sacco. Dopo essere diventato campione mondiale ad Akiogi, 2 giorni dopo c'è stata la qualifica olimpica e ho conquistato anche il pass per Tokyo. E quindi è stata la settimana più emozionante della mia vita. Mi chiamo Laura Rogera, ho 20 anni, sono nata a Roma ma adesso vivo a Trento. Mi sono spostata qui per allenarmi e per studiare. Infatti sono iscritta all'Università di Matematica all'Università di Trento. Ho iniziato ad arrampicare grazie a mio papà, infatti lui è sempre stato un appassionato di montagna e di arrampicata e quando avevo 4-5 anni ha portato me e mia sorella in una palestra vicino casa per provare. Poi abbiamo trovato una palestra e ho cominciato ad andare lì. Per il primo anno andavo solo una volta a settimana perché facevo ginnastica artistica, poi ho capito che l'arrampicata mi piaceva di più, quindi ho lasciato la ginnastica artistica e mi sono dedicata solo all'arrampicata. Mi sono qualificata alle Olimpiadi a novembre 2019 al torneo di qualificazione a Tolosa. Sono arrivata settima e sono riuscita così a ottenere il mio ticket per Tokyo. Sono Michael Piccolruoz, ho 25 anni e vengo dalla bellissima Val Gardena. Io sono un arrampicatore e faccio parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Io ho iniziato a scalare da bambino piccolo, mio papà è guida alpina, quindi mi ha portato nelle montagne già con 3 anni, quindi scalo praticamente da tutta la mia vita, spero di poter farlo per il resto della mia vita. Allora, io mi sono qualificato al Mondiale di Tokyo, anche se al momento non lo sapevo perché mi è stata assegnata una wild card molto tempo dopo che ho fatto il risultato a Tokyo, però in effetti alla fine il risultato che ho ottenuto al Mondiale di Tokyo è stata la qualificazione per i Giochi Olimpici.